Dallo Stabat Mater di Jacopone da Todi e a seguito ascolteremo un testo chiamato Una donna come Dante di Edoardo Cucciato. Stavi, o madre dolorosa, alla croce lacrimosa, con il figlio, vittima. Una spada a te gemente, tenerissima e dolente, trapassava l'anima. Quanto triste, quanto afflitta eri, o madre derelitta, presso ogni genito. Ti accoravi, ti affliggevi, pia madre, che vedevi il tuo figlio, martire. Chi alle lacrime non cede, madre santa, se ti vede in supplizio, genere. Chi non soffre a contemplare te con Cristo spasimare nello strazio, unanime. Per le colpe delle genti tu vedevi nei tormenti il figliol percuotere. Tu vedevi il dolce nato, moribondo, desolato, esalare lo spirito. Madre, fonte dell'amore, fa che io senta il tuo dolore ed insieme lacrime. Fa che avvampi il cuore mio nell'amare Cristo Dio, sicché io a Lui mi assimili. Lei si chiama Ina, è una donna ucraina come tante altre. In questo periodo. Sono giorni che cerca al telefono il figlio Edward. Prima squillava, ora solo la segreteria. 22 anni da qualche mese, un ragazzo come tanti, cambiato di colpo, come tanti altri in questo periodo. Cos'è per lui quella parte di mondo? Per cosa stava combattendo? E per cosa stavano combattendo quegli altri? Di là del muro. Qualcuno ha azzardato la parola patria. Ma cos'era davvero una patria? Oggi la tagliuzzano di qua, domani ne aggiungono un pezzettino di là, che alla fine, a pensarci bene, quella che poi chiamano patria è una specie di abito di sartoria che serve solo ad essere indossato dai potenti alle cene di gala. Restava da resistere, certo. Per la propria casa e magari morire per niente. Ho il telefono e squillato a lei. La convocavano all'obitorio. Presto, subito. Bisogna affrettarsi, non c'è più spazio. I corpi già strabordano, sono fuori, al freddo, sulla ghiaia, ovunque. È lì che Rina, da sola, chiamata da qualcuno ad avvicinarsi ad un sacco di plastica. Il suo sacco. Sì, perché quel sacco di colpo è già diventato il suo. La zip si apre con uno strappo secco, ma è lenta a scendere, spinta dalla mano tremante dell'uomo inginocchiato per terra. È proprio vero che nascita e morte finiscono per sempre per unirsi in un unico abbraccio. Anche stavolta quel corpo sta per essere sputato fuori da un sacco, da una ferita, che è un po' una finestra sul mondo, un passaggio terminale. Ma stavolta non aprirà i suoi occhi sull'incanto, non si accenderà di stupore inconsapevole o di voglia di correre anche prima di averne la capacità. Stavolta il buio del sacco tornerà a richiudersi sulla sua testa, trasformando suo figlio in un ricordo.
La zippa deve scendere fino in basso. Per riconoscerlo deve cercare un tatuaggio sulla gamba sinistra. Edward era un cadetto dell'aeronautica. È stato abbattuto durante il bombardamento di Kharkiv, senza aver mai davvero combattuto. È un po' come una deposizione, questa scena. Ma non c'è la croce. Non c'è la presenza silenziosa di un gruppetto di persone sotto di essa, nell'estremo tentativo di confortare la vittima. L'ora della morte è l'ora dell'estrema solitudine, ma anche l'ora dei legami più forti, dell'ultimo sguardo a chi non si vorrebbe mai lasciare. Ma Edward se n'è andato da solo, per una guerra che gli si è catapultata addosso come una tempesta acida. Perdono loro, perché non sanno quello che fanno, pensa Rina, ma poi rigetta il pensiero manco fosse una bestemmia. Possibile non siano bastati quasi 3.000 anni di storia, imparata a casaccio sui banchi di scuola, per sapere una volta per tutte che cosa diavolo stavano facendo. Rina piange, sommessa, senza più lacrime, e resta immobile, come solo le madri sanno stare, come Maria sotto la croce, madre suprema, Stabat Mater. Perché l'unica risposta al più illogico dei dolori non può che essere l'immobilità, come per tante altre donne sotto la loro croce, donne di ieri, donne di oggi, di molte altre guerre, in Ucraina, in Siria o in Afghanistan, donne che non avremmo mai voluto rivedere, che non avremmo pensato mai di rivedere, né oggi, né mai.